Un workshop molto importante, Resto al Sud, che si è svolto nella Camera di Commercio dell'Aquila a Bazzano e che ha avuto una grande partecipazione. È stato promosso dal laboratorio dei giovani soci della BCC di Roma. I giovani soci della BCC hanno avuto la possibilità di esporre una propria idea imprenditoriale per accedere ai finanziamenti del fondo Resto al Sud. I funzionari di Invitalia, e questa è stata la vera novità, sono stati a disposizione per tavoli one-to-one, grazie ai quali il giovane socio ha potuto chiedere consigli e ricevere suggerimenti su tempistiche, business plan, considerazioni commerciali per indirizzare al meglio la domanda di accesso al fondo Resto al Sud. Il laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma vuole cercare di creare delle sinergie con il territorio e con tutte le altre realtà attive sul territorio dove opera la BCC di Roma, in particolare aiutando i giovani soci a trovare delle strade per costruire un futuro. In questo caso abbiamo chiamato la Camera di Commercio dell'Aquila e abbiamo coinvolto Invitalia, che è la società dello Stato che gestisce il famoso fondo Resto al Sud. Parliamo di circa 1 miliardo di euro destinato alle regioni del Sud per avviare attività imprenditoriale ed è aperto ai giovani tra i 18 e i 46 anni, più o meno la stessa fascia d'età a cui si rivolge il laboratorio Giovani Soci della BCC di Roma. È la seconda volta che interveniamo qua all'Aquila, oggi in sala ci sono circa 70 ragazzi e il salto di qualità non si tratterà solo di un convegno, ma ci saranno anche dei tavoli di lavoro one to one, cioè un giovane che si siederà al tavolo con un funzionario di Invitalia che gli spiegherà come massimizzare la sua domanda in modo da ottenere il maggiore finanziamento. La restante parte del finanziamento c'è la BCC di Roma. Oggi sono prenotati circa 10 ragazzi che si siederanno al tavolo per presentare le loro 10 proposte imprenditoriali a Invitalia che li aiuterà a svilupparle.